Dalla Banca d'Italia arriva un giudizio negativo su alcune delle misure più discusse della manovra del governo: l'aumento a 5.000 euro della soglia per l'uso del contante, l'eliminazione dell'obbligo di usare i pagamenti elettronici fino a 60 euro, le diverse forme di sanatoria fiscale e la flat tax per le partite IVA. Fabrizio Balassone, capo del servizio struttura economica di Banca Italia, durante un'audizione parlamentare ha spiegato che le disposizioni in materia di pagamenti in contante e l'introduzione di alcuni istituti che riducono l'onere tributario per i contribuenti non in regola rischiano di entrare in contrasto con la spinta alla modernizzazione del Paese che anima il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con l'esigenza di continuare a ridurre l'evasione fiscale. Per la Banca Centrale i limiti all'uso del contante rappresentano un ostacolo per diverse forme di criminalità ed evasione. A chi sostiene che la commissione da pagare per il POS sarebbe elevata per i commercianti, Banca Italia fa presente che la gestione del contante costa più delle commissioni per le spese legate alla sicurezza e alle assicurazioni. In tema di regolarizzazioni fiscali, la rottamazione delle cartelle e gli altri interventi determinerebbero nel 2023 una riduzione delle entrate per circa 1,1 miliardi, un rischio da evitare per Banca Italia, considerando la situazione di incertezza del quadro economico. La Commissione europea ha approvato il piano strategico della politica agricola comunitaria per l'Italia. Dal 2023 al 2027 gli agricoltori e le zone rurali del Paese potranno contare su un sostegno di oltre 35 miliardi tra contributi UE e nazionali. In particolare dal bilancio dell'Unione arriveranno 26,6 miliardi, da quello nazionale 8,5 miliardi. Degli aiuti, 672 milioni andranno ai giovani agricoltori, quasi 3 miliardi alle misure ambientali nei piani di sviluppo rurale, 4 miliardi a pagamenti diretti per pratiche ecosostenibili, 413 milioni per progetti di sviluppo locale partecipativo, quasi 2 miliardi a sostegno supplementare alle aziende più piccole. Per il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, si tratta di un'ottima notizia per un provvedimento molto atteso da tutto il comparto. Il piano dedica inoltre circa 2 miliardi alla promozione e alla condivisione della conoscenza, dell'innovazione e della digitalizzazione. L'Italia utilizzerà oltre 518 milioni per promuovere sistemi di agricoltura integrata per ridurre l'inquinamento delle acque, del suolo e dell'aria. Si confermano stime molto positive nel 2022 per il turismo in Italia e tutti gli indicatori suggeriscono un ritorno a livelli vicini al periodo pre-pandemia. In questo contesto spicca il settore d'alta gamma, che sta trainando il bel paese sempre più in alto. È quanto emerge dai dati Enit presentati all'edizione 2022 della fiera ILTM di Cannes, dedicata al turismo di lusso. Con un forte impatto su molti settori del Made in Italy, il comparto dell'alta gamma è un elemento essenziale per la ripresa dell'economia italiana. Nonostante le tensioni geopolitiche ed economiche, il trend rimane molto positivo per il 2023. L'assenza dei mercati russo e asiatico è in parte controbilanciata dal ritorno degli europei e americani. Nei primi sei mesi del 2022, i viaggiatori francesi in Italia hanno speso circa 1,6 miliardi, il 180% in più rispetto a gennaio-giugno 2021. L'Italia attrae sempre più anche i millennial e la generazione Z, turisti più giovani alla ricerca di esperienze responsabili e nuove. Secondo la di Enit, Ivana Jelinic, per soddisfare le esigenze del settore, tenendo conto dell'emergenza ambientale e per adattarsi alle ispirazioni di questa clientela più giovane, l'industria del lusso italiana è attivamente impegnata nel percorso di responsabilità. L'offerta turistica contribuisce anche alla valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale. Tra le misure previste in favore del contribuente, la prima bozza di disegno di legge di bilancio per il 2023 prevede una definizione agevolata delle somme chieste con le comunicazioni di irregolarità, i cosiddetti avvisi bonari. A seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di redditi IRAP e IVA, la sanzione prevista per gli avvisi bonari non sarà più del 10% ma del 3%, un altro passo dello Stato per venire incontro ai contribuenti in difficoltà.